Casa Scaringella, sono praticamente le 9 in punto. Seba è già andato fuori di matto. Stavamo costruendo i Lego di là. Stavate costruendo i Lego di là e adesso vi saluta già Dylan. E adesso siamo già di qua. Perché siamo di qua? Allora, facciamo un piccolo riassunto per chi magari non ha seguito tutte le puntate precedenti. Siamo 4 a questi 4. Due fratellini, che si vogliono tanto bene, si scannano a sbustare e a vedere chi schiappa di più a trovare le cose più belle. Non picchiatevi, gli ho detto! È lo scontro fratricida! Il più forte dovrà infine, fra tutti trionfare, chi sarà mai? Allora, dicevamo... tornando a noi invece il discorso cos'era? Semplice, che sfidandosi a destra e a sinistra al momento siamo a una parte, siamo arrivati in stallo. 4 punti per Axel e 4 punti per Seba. Palla al centro e con, ed è con Vanguard, con GBT3, l'ultima espansione uscita, che andiamo a giocarci e di vedere un attimino chi porta a casa la vittoria. Nel frattempo è arrivata un po' di gente, è arrivato anche Barry Allen, wow, ci salutiamo. Barry dice voglio l'SGR da uno dei due, perfetto. C'è anche Mirko parla, che ci saluta, ciao. Abbiamo già qualcuno. Però potrebbe finire anche in pareggio, perché se magari nessuno... ma qua è difficile, amore. Ci sono comunque un quantitativo di carte abbastanza garantite. Oh, c'è anche Lorenzo! Ciao, Lori! Ciao. E quindi uno dei due indubbiamente dovrebbe schiappare per forza di cose un po' più dell'altro. Okay. Tra l'altro è arrivata anche zia Emma. C'è anche JJ che ci guarda, Dario, bella. Tra l'altro, ricordiamo, il playmat, Axel ha voluto il playmat, quello di Cards Capital City. E Seba va fiero del playmat. Nazionale del 2019, ma no, quanti ricordi spettacolari, solo un anno fa, ragazzi, e quante ne sono successe, cosa è cambiato nel mondo. Perfetto, stavamo costruendo Lego City. Lego City, partiamo con la sfida? Sì. C'è un po' di gente che ci guarda. Allora, Seba, senza scannarvi, ragazzi. Seba, senza spaccarti le dita, però. Io mi sono già spaccata per mettere un coso, per mettere dentro le ruote del coso. Ok, amore. Tra un coso e l'altro, puoi abbassare i decibel? Che non so se a casa tutti hanno gli ammortizzatori di decibel pronti per la tua voce. Credo che Axel abbia scelto quella metà. Sì, adesso. Quindi quella è la metà di Axel. Esatto. Ok. Allora, questa è la mia, e siccome io non ho potuto scegliere, inizio io. Va bene, mezzo box a testa, mi raccomando. Carte al centro, più che palla al centro, sì. Aspetta, cosa ci devi dire che alzi la mano? Allora, nel senso che mi sono spaccato le dita a mettere una certa cosa dentro le ruote. Ok, ora che hai terminato di costruire il Lego, possiamo procedere, vero? Esatto. Sì. Ok, quindi, prima busta per Seba. Mi raccomando, carte al centro che si vedano bene anche da casa. E qui, ragazzi, vogliamo sapere chi si porta a casa il risultato. Io mischio le buste così. Tu mischia le buste, va benissimo. Intanto controllo che la ripresa venga bene anche poi per la versione video che monteremo. R. Quindi abbiamo trovato una... Vabbè, R ed R, quindi 2R per te. Il token, ricordiamolo anche a casa, utilissimo per gli indirizzi utili
per seguire Vanguard in toto e c'è anche il QR code dell'app. Puoi mettere pure da parte. Sì, teniamo da parte soltanto le carte grosse. Sì, sì. Io spero di trovare una scritta. Già, è arrivato lui. Parte già con la SGR lui, va bene. SGR. Vediamo un po'. Sì, SGR. Dai, vediamo. Vediamo se fai SGR. Se fai SGR alla prima busta, guarda. Io prendo e me ne vado. E io prendo e me ne vado a giocare. Potere ai piccoli, dice Emma. E io invece dico, ma è possibile? Oh, è arrivato. Cosa abbiamo trovato qua? Due R. Ok. Non mi fai dire. È arrivato anche Orlando. Non mi fai dire quello che stavo per dire. No, no, non lo dire, amore, non lo dire. Io non so cosa tu volessi dire, ma non lo dire. Sulla fiducia, sulla fiducia. Lo dico quando no, non lo dico. Tipo poi una piscina. Non lo dì. Basta ragazzi, non riusciamo più ad andare avanti. È tipo caduta una carta di bustina. Una cartaccia. Sì, tanto tanto raccolgo io quando finiamo che faccio pulizia. Avevo finito il video. Lo dico a papà. Quindi 2R anche in questa busta. Axel, è la tua volta. Scegli la tua busta e vai. Prendi quella sotto. E prendi quella che vuoi. Prendo tutto io. Nel frattempo sappiate che vi stanno riempiendo di cuoricini e di sorrisi, eh? Siete stramati, bimbi. Io ti tiro con la sigaretta adesso. Ah, sul titiro ho avuto paura, eh? Ecco. E quindi cosa abbiamo trovato qua? Due rare. Attenzione. Per ora ragazzi si procede a rilento. Che mossa. Che mossa da barman. Perché? Via. Axel, qua avete gli schieramenti, lo sai? Lo sai che avete gli schieramenti? Io so dire le parole di Mario. C'è chi fa il tifo per uno, chi fa il tifo per l'altro. Basta che poi non si picchiano. No, no, abbiamo le tifoserie pulite noi, non si picchiano. Cos'hai trovato di bello? È abbastanza carina. Eh beh, diamine sì. È una R molto carina questa. Abbiamo lo Strike Fodder di Shadow. Bella lì. Bella rara. Ma siamo ancora a fermi alle rare. Vai Axel. Busta. Che so dire le parole di Mario? It's me, Mario, Luigi, Neverman. Ok. In 5 anni praticamente ha assimilato il vocabolario di Super Mario. Non che Mario anche il diario! Sì, che praticamente it's me Mario, let's okay. go! Barry the best, è meglio della Svizzera. Barry Allen dice, io faccio il tifo per chi trova l'SGR. Cosa abbiamo qua? Vediamo un po', due rare. Nel frattempo ricordiamo a casa il QR code della app ufficiale, niente, non vuole mettere a fuoco, con gli indirizzi validi per seguirci ovunque. Via. Tac. Simone, non è che perché ho detto che tanto poi raccolgo io, allora dovete lanciare le bustine da tutte le parti, eh? Ma guarda sti due, mo! Una rara, eh? Iniziamo con una doppia rara! Doppia rara, signori, e questa già la mettiamo ai punti per sé. Mamma mia, una vetrovella! Una doppia rara di Murakumo. E la lasciamo a questa altezza qua, che è quella che riesce a inquadrare anche la camera. Ok, perfetto. Quindi Seba al momento è in vantaggio con una doppia rara. Mi guardi parlare. È arrivato anche Vlado. Ciao. C'è anche Ste. Basta. Adesso basta. Adesso torna, dai, torna serio. Sennò poi perdi la sfida, eh. Cosa abbiamo trovato qua? Due rare. Vedi? Fare troppo Mario, poi non sbusti. Yahoo! Ecco, niente, l'abbiamo perso lo stesso. Consiglio di appenderli per gli andici. Guarda, le ho già provate tutte, Orla. Qua non se ne viene fuori. Basta. Vediamo un po'.
E anche Stefano Sacchi. E un altro rare. Quindi due rare anche in questa busta. Attenzione ragazzi, qua la sfida sta andando a rilento. Forza, mettiamo un po' di pepe. Axel, è il momento di mettere un po' di pepe. Colpo ad occhi chiusi. Adesso tipo mi trovo il SP in faccia. C'è anche Lupo! Mi hai fatto spaventare! Beh, avete urlato voi due come due fessi fino adesso, ma non posso urlare io. No? Oh, è arrivato anche Andrea Sciosha. No! Cosa fa? Ha trovato che cosa? Stava piegando, ma la stava piegando. Vabbè. È vero! Ma faceva dai, bene dai. Piegarla, è una carta di paladino... cioè, mica Shadow. Tutti i paladini sono dalla mia parte. Eh sì. Beh ragazzi, qui comunque c'è Axel che passa in vantaggio con una tripla rara. Ha trovato Gurgwit. Attenzione. Adesso io lo trovo SP. Eh già. Via. Nella stesso box SP, SGR, tutto quanto. Guarda che io continuo a fare il colpo ad occhi chiusi, eh. Uè, colpo ad occhi chiusi. E qui cosa abbiamo? Due rare. Perché devi trovare la SP? Ma non ho detto in questa busta. Quindi, ah, scusa, nel frattempo ricordiamo. Scala hai chiamato. A me non mi va più di fare ad occhi aperti. Dai, fai le cose serie che poi perdi i pezzi, se no. Sì. Occhi aperti. Ma se non riesco a trovare le cose belle. Ah, scusa. Dai, perché tengo gli occhi. Ah, ok, vabbè. Ragazzi, con gli occhi chiusi, questo è il suo rito scaramantico, sappiatelo. Sì, che non trova neanche una doppia rara. E cosa ha trovato? Io stavo per dire, non trova e ha trovato una doppia rara. Ragazzi, al momento Axel in testa con doppia rara e tripla rara. E Lori ci ricorda che Gurgwit è tanta roba. Comunque sembra un... Anche se io tifo Shadow e sono un po' di parte, Lori, che ci posso fare? Cosa abbiamo qua? Triple anch'io. Triple anche tu, che cosa? Irregolari. Attenzione. Sarà contento con Bob. Infatti Bob sarà contentissimo. Shadow è un... Quindi abbiamo... infatti Sonica. Subito, Bob subito, dai Seba! e quindi ragazzi abbiamo una tripla e una doppia. Siamo ancora in pareggio. Andiamo. Forza ragazzi, che dobbiamo... Certo. Dobbiamo spareggiare questa situazione. Siete 4 a 4, continuate a pareggiare. Siete qualcosa sì. di veramente allucinante. Allora, io devo dire una cosa. Shadow è il nome anche di sì, un personaggio. Sì, però intanto fai vedere le carte. Se no ci mettiamo 30 anni. E questo video dura 3 ore. E poi la mamma si arrabbia. E lui e ci... si fa dura sì adesso. Cosa abbiamo trovato qua? Una doppia Vediamo rara. Un po' una doppia rara. Attenzione, quindi parte col botta e risposta. Abbiamo due doppie rare e una tripla. Due doppie rare e una tripla contro una doppia rara ed una tripla. Attenzione, Axel in vantaggio. L'ho detto che mi dava fortuna. Ma Seba scatta sulla fascia con scatto felino e trova la doppia rara anche lui. Signori, torna al pareggio. Una tripla e due doppie rare a testa. Attenzione. L'ho detto io che mi dava fortuna il colpo. Amore, tu hai detto un sacco di cose, se per quello. Esatto. Che la maggior parte non hanno neanche funzionato, però stanno dettagli. Tipo che mi avresti sbustato una SCR in faccia quando... Vediamo un po'. Cos'è arrivata qua? Un'altra doppia rara. Tra l'altro una bellissima doppia rara di The Raytor, ragazzi. Spettacolo assoluto. E noi l'andiamo a mettere qua. Attenzione ragazzi, attenzione. Si sta facendo veramente interessante. Si sta facendo molto interessante questa cosa. Hanno cominciato a trovare carte a go-go, una dietro l'altra, e attenzione, Seba non si riporta in pareggio, per ora resta il vantaggio ad Axel. Attenzione. Lo sai, è vero che adesso non funzionerà più il colpo agli occhi chiusi? Via. Tu lo pensi? No, c'è Orlando che ha fatto notare una cosa. Fa, ma è normale che da un lato ci siano i buoni e dall'altro i cattivi? Coincidenze? Ma non credo. Seba è in lieve svantaggio. E l'ultima carta, cosa abbiamo qua?
Qua ancora abbiamo due rare. Quindi forza ragazzi, è ancora tutto il gioco. Oddio, tutto il gioco perché mancano ancora le bombe effettivamente. Adesso non mi funziona. Manca ancora minimo una tripla rara e un altro paio di doppie rare. Poi se schiappiamo che il box con la SP, la GR o la SGR, quella potrebbe determinare la vittoria di uno dei due. E qui abbiamo un'altra busta da rare per Seba. Attenzione, vediamo un Seba sconfortato, gli cadono anche le carte. Axel, non se ne sta ancora rendendo conto che al momento è in vantaggio. Axel, procedi con la tua prossima busta. Io stavo dicendo comunque. Tu stai sempre dicendo qualcosa. Scusa, allora ragazzi, un minuto di silenzio, non disturbiamolo e vediamo se rimane... Quando c'è Seba potete parlare, invece quando ci sono io no. È proprio simpatico! Amore, sei simpatico come un dito, guarda, eh! E non te lo dico! Vieni avanti! Vai, sbuccia! La concentrazione. Sì, lui ride sotto i baffi quando come minimo trova due rare. E ma attenzione, attenzione, attenzione. Abbiamo Axel, che trova un'altra tripla rara e si porta in netto vantaggio. Scusami, ma se io dovessi trovare una SGR, lì hai vinto tu. Ok, bene. Però... mi trovo una SGR in faccia, allora! Già! Bello! Non farei mai il mio colpalacchio chiusi! Vediamo un po', No, perché... tripla rara! No! Hai trovato la GR! Attenzione! Attenzione! No! Ma no! E Seba schiappa con la GR! Attenzione! Che colpi di scena! Seba, in teoria hai praticamente vinto, però per correttezza terminiamo tutta la sbustanza. Tu non fare l'inalberato, per favore. Guarda, se volete io tiro il cappello, No, non tirare il cappello. Non tirare il cappello. Ma davvero? Dopo? È la GR quella. Mirko Vilace dice Axel ne troverà due in un pacchetto. No! Dai, facci vedere Axel, se fai qualche miracolo. Beh, potrebbe essere un box fallato, troviamo anche la SP. Te lo immagini? Bomba assoluta, pure la SP. E la trovo io però la SP. E vediamo. Qua cosa abbiamo trovato? Due rare. Ok. Quindi qui abbiamo due rare. Questa è la tua ultima busta? Eh sì. Ok, quindi ultima busta per Seba. E dovrebbe esserci almeno un'altra doppia rara in giro. Almeno. Appunto. Doppia rara per te, quindi. E vediamo se a questo punto, di un punto certo, Axel nell'ultima busta riesce a fare qualcosa che ribalti immancabilmente la situazione. Tipo impossibile però. Oh, l'hai detto, Seba, non si dice mai. Sai quando dici cosa potrà mai succedere? Non può andare mai peggio di così. Axel, ultima busta. Ti stai giocando tutto, vai, allora, un attimo di silenzio che si deve concentrare. Fai vedere come ti concentri. Colpo mano. Ok. Entra in modalità Saiyan. In modalità Axel Saiyan, sì. È un momento di silenzio, alta concentrazione. Se dovesse succedere qualcosa veramente in questa busta, cioè siamo di fronte a qualcosa di ultra spettacolare. Vediamo un po', dai. Faccio la cosa dell'ultra istinto. Dai, ultra istinto. Axel ultra istinto. Che cosa abbiamo trovato qua? Due rare. Quindi ragazzi, una sfida che durava ormai... Dylan dice neanche le premiazioni all'Oscar, sta suspense. Una sfida che durava ormai da mesi. Tra un prodotto e l'altro siamo arrivati ad una vittoria per Sebastian con 5 punti a 4.
Ma Axel, non ti tirare giù di morale, perché presto inizieremo una nuova sfida con tanti, perché stanno arrivando tanti nuovi altri prodotti. E quindi, visto e considerato che voi vi divertite, da casa si divertono pure, ma perché comunque ci facciamo compagnia. La mia domanda è, ma quando sarà la prossima espansione? La prossima espansione di Vanguard non lo so ancora. No, dico in generale. In generale, non lo so, stay tuned, perché comunque tanto poi i video li carichiamo anche sul canale YouTube, ok? Quindi ricordiamo Cards Capital City, The Channel. Continuate a seguirci su Facebook, su Instagram, sul canale YouTube. Quando facciamo le dirette live da casa Scalingella, Axel sta già scappando. Perché stai scappando, Axel? Perché stai scappando? Perché erano sempre le ciabatte. Hai perso la ciabatta. No, tutte e due, non una. Guarda, allora le cerchi dopo. Orlando, non ci contare proprio. Adesso sistema papà, punto e basta. Comunque, intanto c'è Seba che si vanta della sua GR. Veramente, complimenti. Bravo, ottimo lavoro tutte e due, siete stati bravi, veramente. Datevi la mano come due campioni, come vi ho insegnato che fanno due campioni alla fine della partita. Ok? Bravi, perché che si vinca o che si perda, l'importante è sempre la sportività.